Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un video tanto atteso e richiesto che volevo far uscire in realtà mercoledì, però la EA ci ha fatto questo regalo di far uscire l'aggiornamento Heroes garantito e di conseguenza oggi io vi porto la tier list di tutte quelle che sono le carte Heroes di quest'anno. Infatti me l'avete chiesta in tanti, già sapevo che era un video molto atteso e cade proprio a fagiolo in maniera tale che, visto che tutti quanti avrete in questi giorni tra le vostre mani Heroes di ogni tipo, andiamo a vedere quelli che sono che effettivamente coloro che vale la pena utilizzare e gli altri che invece vale la pena lanciare probabilmente nell'SBC. Quindi, senza perderci in chiacchiere, passiamo subito a guardare la nostra tier list. Tier list che io ho suddiviso in quattro categorie: la God tier, i very good, quindi quelli molto buoni, quelli decent, quelli decenti e infine quelli buoni per le SBC. Direi di partire immediatamente dai God tier, ovvero i giocatori top all'interno di questa tier list, che diciamo sono quelli che hanno bisogno di poche presentazioni ma al massimo di qualche spiegazioncina. Primo giocatore che ovviamente troviamo è Ginola, GOAT incontrastato, francese, esterno sinistro, 5-5, una carta attorno alla quale ruotava un hype devastante, una carta che effettivamente costa veramente tanto allo stato attuale delle cose, circa sui 2.100.000, anche perché è molto buona per le restrizioni dei tornei competitivi, è comunque una carta che è allucinante. Io l'ho provata da esterno, onestamente da esterno non mi ha fatto impazzire, ma complice anche probabilmente una fase di gameplay non proprio felice, infatti lo vorrei riprovare. Questo qui però rende veramente tantissimo sia da COC che da prima punta che da seconda punta, veramente tanta roba, ma comunque può fare quelli che sono un po' tutti i ruoli all'interno di un reparto avanzato, il buon Ginola, che ovviamente, vi ripeto, è la carta numero uno che si può trovare all'interno di questo aggiornamento e all'interno di queste Heroes. A ruota segue una conoscenza del campionato italiano, ovvero Totò Di Natale. Per Totò Di Natale, rispetto a Ginola, c'è probabilmente un deficit per quanto riguarda quello che può essere un discorso relativo all'ibridabilità. Parliamo di un giocatore 4-4, ma che è un demonio, perché all'interno dell'area di rigore si gira in maniera rapidissima, è dotato anche di un'ottima conclusione, in particolare prima faceva anche degli ottimi tiri a giro che magari non si spammeranno più tanto, ma che possono essere comunque una buona risorsa per cercare di segnare. Quindi ancora oggi diciamo che è un'arma in più che questo Di Natale ha, e lui può fare tranquillamente la punta, la seconda punta e anche volendo il COC. Onestamente non lo preferisco da COC esterno o da esterno puro, perché diciamo che non ha questo speed boost esplosivo per via del suo body type, comunque mingherlino. Body type di Ginola che anche qui non gli favoriva uno speed boost incredibile per via della sua diciamo un po' corpulenza, cioè una sorta di body type un po' stalking game, il buon Ginola. Terzo giocatore invece di questa categoria God è il buon Abedi Pelé. Anche qua parliamo di una carta clamorosa. Rispetto a Di Natale recupera un po' di ibridabilità alla Ginola, perché si può linkare con Neymar, con Mbappé, con Messi, insomma con un giocatore di questo tipo. Anche a centrocampo ci sono i vari Fofana eccetera che gli danno una mano. Anche qua parliamo di un giocatore devastante che può ricoprire quelli che sono un po' tutti i ruoli del reparto offensivo. Può fare il CC esterno, il CC centrale, la prima punta e la seconda punta, perché ha un body type un po' alla Messi, quindi diciamo che è comunque scattante, è piccolino ma scattante, è dotato di un ottimo passaggio, di un'ottima conclusione anche lui. Soprattutto sono incredibili i suoi tiri di potenza dritti per dritti ad incrociare, quindi anche qui parliamo di un giocatore che costa abbastanza, ma il suo prezzo è abbastanza giustificato da quelle che sono le prestazioni in game di questa carta. Quindi per questa categoria God io ho inserito questi tre giocatori. Ripeto, non c'erano insomma grosse presentazioni da fare su di questi, però ovviamente da qualche parte dovevamo partire. Quindi, archiviata la God tier, passerei a vedere quelli che invece sono i very good. Categoria dei very good, dove troviamo 5 giocatori, e il primo di questi è Ivan Ramiro Cordoba. Perché non l'ho inserito nella God tier, nonostante questo Cordoba sia per me un giocatore devastante? Non l'ho inserito per via del fatto che, comunque, essendo del campionato di Serie A colombiano, ibridarlo non è proprio l'esperienza più facile del mondo, e anche perché per quello che è il suo body type magari il difensore centrale sembrerebbe non essere proprio il ruolo
perfetto per lui, però regà, sto Cordova in realtà che bel giocatore. Se voi riuscite a linkare magari con un KK Potm, questo qua è veramente qualcosa di allucinante. In competitivo anche c'è qualcuno che lo sta utilizzando, è praticamente uomo ovunque, un sacco di interventi automatici, velocissimo. Paradossalmente può essere switchato anche a terzino se volete provare una mattata. Con un bello stile in tesa ombra avete veramente tra le vostre mani un giocatore che è completissimo ed è veramente molto 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 forte. A seguire troviamo il primo dei tanti giocatori della Premier League all'interno di questa categoria dei very good, che è Joe Cole. Joe Cole è un esterno destro ed è un 4-4. Per lui abbiamo praticamente zero problemi di ibridabilità, perché è inglese ed è di Premier League, quindi praticamente sposa tutti quelli che sono i canoni principali del meta di quest'anno. È un ottimo giocatore, vi dicevo, perché è rapido, ha dei buoni passaggi, ha un buon tiro, e rispetto a quella che è l'offerta di esterni destri in una Premier League o comunque del gioco dove c'è Dembélé, c'è Salah, che nonostante io non lo ami tantissimo per via del treppiede debole, poi c'è lui, regà, fondamentalmente, è un 4-4, quindi è un giocatore molto completo. E per quello che è, lo che è il costo, per me questo può è anche molto versatile, perché può essere usato da COC, da seconda punta e poi appunto anche da esterno, sia sinistro che destro. Io ultimamente sto giocando con gli esterni sul loro piede per sfruttare quelli che sono gli speed boost. A ruota troviamo un giocatore che io ho inserito nella categoria dei very good per distacco su quelli che sono i giocatori poi della categoria invece dei decenti e dei buoni per le SBC, perché a me Robbie Keane non è che ha fatto impazzire quando l'ho provato, perché per lui parliamo di un giocatore che sì è 4-4, anche qui parliamo di giocatore che è comunque di Premier League, quindi si può ibridare, però onestamente a me è sembrato un po' corpulento, non mi è sembrato così rapido nei movimenti, però considerando che comunque è un 4-4 di Premier League, le statistiche giuste sia di velocità che tiro ce le ha, si può anche pensare di provare sia da prima che da seconda punta in un attacco a due. Sto Robbie Keane, la sua figura la fa. Così come non me ne vogliono i tifosi del Milan, ma la sua figura la fa benissimo quel Dudek in porta, che è veramente una carta sensazionale. Si fa veramente odiare quando lo becchiamo contro, perché si lancia su tutti i palloni possibili e immaginabili per bloccarli. Perdonatemi la non uniformità poi di queste foto della tier list, perché non esisteva, l'ho dovuto creare io e questo ho trovato, quindi chiedo venia in anticipo. Comunque dicevo, Dudek un'ottima carta, anche qui col discorso della Premier League lo riusciamo a linkare in maniera abbastanza agevole. Probabilmente Principe non sarà d'accordo perché gli ha trollato una serie di rigori, però Dudek per me veramente un bellissimo giocatore. Chiudiamo la categoria dei very good con Freddy Ljungberg, un altro giocatore di Premier. Questa volta parliamo di un esterno ma a sinistra, ma anche qui un 4-4. Sebbene a sinistra l'offerta sia molto più variegata, perché troviamo Mané, Son, Rashford, che anche se Rashford non lo preferisco per via del treppiede debole, o comunque se andiamo poi fuori troviamo magari Neymar eccetera, Ljungberg ha comunque tutte le stats al posto giusto. Anche qui è un 4-4, veloce, con discreti passaggi, un buon tiro, quindi da esterno per me si può usare tranquillamente. Per lui eviterei sia il ruolo di punta che di seconda punta, perché rispetto a quello si gira un po' peggio, anche COC, preferirei giocarlo piuttosto sull'esterno puro e basta. Quindi questo per quanto riguarda la categoria dei very good. Dei very good passiamo ai decent, i cosiddetti giocatori decenti, quelli che proprio, diciamo, se ci avete potete pensare di utilizzare, ma altrimenti poca roba. Il primo giocatore è Fernando Morientes. Per lui anche qui buone statistiche, una buona velocità, un buon tiro. Quello che non mi ha fatto impazzire di questo Fernando Morientes è il suo body type e il suo girarsi. Alle volte risultava un po' un tronco, così come risultava alle volte un po' un tronco il buon Diego Milito, che nonostante all'interno dell'area di rigore, se si riesce a girare, butta le porte a terra e finalizza molto bene, all'interno della Serie A non mi convince come punta, e la Serie A si conferma un campionato dove manca ancora quel gioiellino che vada a dire ok, finalmente abbiamo una punta forte in una Serie A. Ripeto, Milito è un buon giocatore, se ve lo ritrovate tra le mani e lo volete utilizzare non c'è male, però siate abbastanza coscienti del tipo di giocatore che vi ritrovate. Così come Mostovoi è un'altra carta che a livello statistico non è male, è di Liga, però è russo. Quindi diciamo già che con la Liga quest'anno non ci sono questi grandi link. Onestamente, se devo scegliere tra un Mostovoi o un De Jong, vado tutta la vita a prendermi un De Jong. Oppure se devo prendere un altro centrocampista che sia pseudo offensivo o un pochino più difensivo per una Liga, vado sempre a prendere magari Llorente. Non vado a schierarmi questo Mostovoi sicuramente da COC, dico nel momento in cui devo andare a fare degli acquisti, ma nel momento in cui magari volete averlo uno scambiabile e tentare di utilizzarlo, anche perché preferirei utilizzarlo piuttosto da mezzala, perché comunque non è il giocatore più veloce del mondo. Così come un altro giocatore che non lo so, io lo odio, regà, perché non mi è piaciuto minimamente, ovvero Solskjaer, e poi lo odio pure da allenatore perché sta affondando una gran squadra che è lo United, quest'anno c'aveva un sacco di giocatori fortissimi.
4-3, quindi onestamente anche qui parliamo di un giocatore che insomma non è né carne né pesce, ci sta tantissima alternativa, non andrei a schierare titolare questo Solskjaer. Nei decent ci ho messo anche Mariolino Gomez, che i tifosi della Fiorentina non ricorderanno con ardore visto che in Italia è venuto a fare la passerella, giocatore anche qui un po' alla Morientes, un po' alla Milito, che fa fatica a girarsi, che magari quando si tratta di finalizzare finalizza, ma poi per il resto poca roba, quindi è difficile da azionare un Mario Gomez, così come Fernando e Milito. Priken, ultimo giocatore della categoria dei decent, un giocatore che appunto se avete una Bundesliga magari si può pure usare, io lo utilizzerei esclusivamente da CC per via dei vari problemi di piede debole e abilità che questo si ritrova, è il classico giocatore da niente carne e né pesce, quindi non si capisce bene questo che cosa debba fare, però almeno un paio di statistiche buone ce l'ha, quindi nella categoria dei decenti ci entra di diritto, visto che nella categoria dei boni per le SBC ci entrano veramente giocatori che sono abbastanza impresentabili. Al Jaber, Jabadur Jabbar, Karim Abdul Jabbar, Jafar, onestamente sta bene dove sta, non c'è neanche bisogno di commentarlo. Cahill è un giocatore 3-4 di una Premier, lentissimo, che quindi per fare la punta non è che abbia queste gran statistiche. Campos, inibridabile, nonostante per il meme Holly l'abbia provato, gli sia pure piaciuto, però purtroppo è difficilissimo da ibridare, piuttosto vado a scegliere altro. Stesso discorso per Dempsey, che è della MLS americano, quindi difficile da ibridare e non è neanche questa gran carta. E a concludere andiamo con Kohler, difensore centrale con 70 di velocità di Bundesliga, dove c'è tantissima offerta. Onestamente non mi sembra il caso di pensare di piazzarlo all'interno delle nostre squadre. Perfetto, regà, quindi per questo video è tutto, fatemi sapere che ne pensate voi di questa tier list, chi avete trovato soprattutto dal pacchetto aggiornamento Hero. Io credo che quando state vedendo questo video l'avrò fatto, speriamo che mi sia andata bene pure a me. In descrizione vi ricordo tutti i vari link, partners e piattaforma Viola per le live giornaliere. A me non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto da Liberoschi, ciao!